Ingrao. Ingrao è stato il mio maestro, Ingrao per me è stato fondamentale perché tra i primi che ho conosciuto, poi lo dico, gli dedico delle pagine apposta, uomo di cui non parla più nessuno, invece perché non è vero che era poi un estremo, era un uomo di una grandissima umanità. Di una grandissima umanità, una famiglia straordinaria, lui, sua moglie, che poi era la sorella di Lucio Lombardo Radice, una famiglia straordinaria. Io lì ho imparato i valori, ecco. È la famiglia più straordinaria che abbiamo conosciuto. Non che gli altri non. Ma insomma, era anche ingenuo, era anche aveva anche dell'ingenuità. Poi si è visto alla fine, si è messo a fare il poeta, anche per gli dire, un tipo anche curioso. Che parlando di Ingrao, lei racconta di una volta in cui, no, perché ci sono degli aneddoti che sono bellissimi, racconta di una volta in cui lei arrivò all'aeroporto, l'andò a prendere, e in cui le disse che appunto c'era Occhetto che stava. Quando ci fu la svolta della Bolognina, Ingrao era in Spagna per delle conferenze. Allora Occhetto chiese a me e a cosa, come si chiama? A Bassolino di andarlo a prendere all'aeroporto in modo che la notizia da prepararlo. Lui che già. Che non avesse l'infarto direttamente lì. Esatto. E cercai di dire, ma noi abbiamo avuto una discussione. Ci mandò letteralmente a fare in culo. Bene, bene, lotteremo. No, disse ritorno io. Sì, lotterò. Ne vedrete delle belle.